Welcome to Notte Locale. Salve. Il programma delle notizie pazze e curiose del mondo del web. Lo show dell'ironia e delle risate. Io la ringrazio assolutamente. Notte Locale è anche informazione. Un cordiale rinnovato. Notte Locale è musica con i grandi successi di Radio Tele Locale. Enjoy. Enjoy Radio. Radio Tele Locale Spot. La ditta 2F Cucine da sempre progetta e realizza per voi le più belle e funzionali cucine componibili, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso. Inoltre troverete camerette, camere da letto, pareti attrezzate, divani e complementi d'arredo a prezzo di realizzo. Preventivi gratuiti anche a domicilio. La ditta 2F è in contrada Piano dell'Acqua, Chiaramonte Gulfi, per info 0932 926 156. Centro commerciale Villaggio Gulfi. All'interno Eurobar, Garden Shop, Pizzeria Pizza Pets, Unipol Assicurazioni, Tabaccheria e Profumeria Bacco Tabacco, Negozio Artigianato Etnico Oriente e Supermercato Crai. Face Food, Panineria, Stuzzicheria, Creperia, Piadineria. Corso Umberto 58, Chiaramonte Gulfi. Agriturismo Valle di Chiaramonte, contrada Piano Zacchi, Chiaramonte Gulfi. Per prenotazioni e info 0932 92 60 79. Ogni giorno la vita è una grande corrida. Ogni giorno una lotta, chi sta sopra, chi sotto. Ma la notte no! Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio. Ma la notte no! Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio. Ma la notte no! Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore. Ma la notte no! Parli sempre soltanto delle cose importanti. Ma la notte no! E ti perdi la stima se non trovi la rima. Ma la notte no! Ti distrugge lo stress. E bene, buonasera, buonasera a tutti gli amici ascoltatori. Ritorna la nostra notte locale, un po' in ritardo. Abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici, ma no, non potevamo che non appunto andare in diretta. Allora, una buonasera vi giunge dalla voce di Giamito Messina, ma notte locale è ovviamente è anche condotta da Vincenzo Burrafato. Buonasera Gianvito, buonasera agli ospiti di studio, buonasera a voi che ci ascoltate sempre numerosi in questo tradizionale appuntamento del venerdì sera, e buonasera al nostro professore Gurrieri, buonasera. E anche al nostro professore, buonasera, salve, come sta? Salve, come salve, sta? Salve. Questa volta è puntuale. Sì, questa volta forse la puntualità è stata proprio perfetta. Azzeccata. Perché è puntuale? Perché voi siete in ritardo. In ritardo, ecco, bene. E allora noi iniziamo a parlare di notizie pazze e curiose da tutto il mondo. E in studio ovviamente c'è anche
chi ci segue. Allora salutiamo tutti gli amici che ci stanno appunto vedendo qua in diretta, tra cui il nostro amico Giovanni, e poi c'è Giuseppe, e poi c'è Antonio e Federica che sono con noi. Ebbene, noi di che cosa parleremo questa sera? Parleremo di tante notizie pazze e curiose di tutto il mondo, come, ma al, che solito, cosa? Come al solito. Ma questa sera possiamo dire qualcosa? A denti stretti? A denti stretti, e c'è qualcuno che ce l'ha gonfia. Che cosa? Gonfia? Cosa ha gonfia? Non è la vescica. Non è la vescica. No. Di conseguenza può essere la testa? Vicino. La palla di Natale? Perché già c'è il sottofondo, no? C'è chi già ha messo le palle, si è addobbato, si è addobbato. Bene, bene, bene. Bene, allora nostro... Diciamo che a Natale gonfiano sempre le palle. Sì, deve essere però più buoni, ricordalo. L'ho capito ora, si gonfiano le palle. Va bene, grazie professore, mi sembra il colonnello Giuliacci con queste sue battute. E allora un viaggio che fa letteralmente cagare. Il professore puntualissimo con i suoi numeri della settimana, con la nostra rubrica. E poi naticata illuminante. Naticata illuminante. Illuminante o alluminante? Allucinante. Ah, allucinante. Poi non può che non mancare l'informazione. E poi, signori, una novità anche in Italia: letto, popcorn e cinema. Lo scopriremo più tardi nella nostra lunga, lunghissima puntata. Bene. E allora noi siamo pronti, vi ricordiamo la nostra Radio Jukebox. Se volete dedicare un grande successo del passato ad una persona speciale che vi sta appunto a cuore, lo potete fare, potete prenotarvi tramite le nostre chat di Facebook e di Spreaker, quindi già sono online, quindi già potete farlo da questo momento via alla prenotazione del Radio Jukebox. E noi iniziamo con una bellissima canzone, con una power hit, e finalmente, per chi ci crede, arriverà l'amore. Radio Telelocale. Sono guai, ma dentro è malinconia.
bel pezzo, che gran bella voce. Emma, arriverà l'amore, estratto da adesso, l'ultimo album di Emma che è già uscito e sta riscuotendo un grande successo. Bene, noi siamo in diretta su Radio Tre Locale, la nostra notte locale, in vena un po' natalizia, diciamo. C'è Gianvito Messina qui con noi, sì, perché che faccio il Babbo Natale. che c'entra? Babbo Natale, ma adesso ci illuminerà la prossima notizia, perché già sì, le palle ce le stanno facendo girare gli ospiti no, di studio. Ce le stanno facendo gonfiare. Gonfiare, perché questa sera l'argomento che conduce, che sì, multicolor, sì. E che diciamo è di filo conduttore, è il fatto che uno ce la gonfie e poi lo scopriremo, certo, che cosa. Ovviamente, maestro. Ma andiamo in Inghilterra, perché signori e signori, c'è un bus che fa cagare. Non è l'asta. Senti, maestro. Cioè, sembrava l'asta. La regione siciliana ha portato dei bus in Inghilterra. E può essere. Le ha fatte a due piani, rossi. E no, non è l'AST, l'azienda siciliana dei trasporti, perché poi fanno più cagare alcune persone che sono gli autisti. Va bene. E allora noi andiamo in Inghilterra, dove ci sono i primi appunto prototipi di bus che vanno a Fegi. Ah sì? Sì. Tu non finisci la benzina, ma finisci la merda. Quindi, detto in senso così molto spicciolo, per andare, sì, cioè, per che so, devi andare a Oxford, ci vogliono 10 kg di merda e magari 5 litri di Gutalax, maestro. Può essere, può essere. Se ovviamente l'autobus cioè resta a piedi, qualcuno ci caca e... ma una protezione per lo stomaco, no? No, non funziona, è così. E perché poi si parla di inquinamento atmosferico, che è poi diventato sempre un problema più grave nel nostro pianeta. E allora questo alcune città appunto sono diventate veramente invivibili e sovrappopolate. Sì, infatti, scusi se la interrompo, sì, maestro, ma sì, io l'altro ieri ho visto un servizio al telegiornale di Pechino. Pechino. Assoluto. Aspetta, abbiamo un termine pechinese. Sì. Wabonda. Che significa? Non possiamo dirlo. Ok, vabbè. No, cercatelo, è una cosa proprio. Grazie, maestro. Per le sue. Per le sue perle di saggezza, ma. Pechino. Pechino è la città più inquinata al mondo. Infatti, non è nebbia, ma è lo smog comunque. Mettono le mascherine, tutti con le mascherine. Sì. Una cosa bruttissima. Ma questo problema si può evitare grazie al biobus. Al biobus, sì, che è questo primo autobus della storia ad essere alimentato, appunto, come ho detto prima, con Vegemite. Questo mezzo copre il tragitto di Bath Bristol. E gli basta disporre dei rifiuti organici di 5 persone, pensate, per avere il pieno per un anno. Addirittura. Cioè, quindi. Maestro. 5 stronzi che si fanno un pieno. 5 stronzi un pieno. Assurdo. Va bene. La notizia della settimana è stata davvero interessante, maestro. Sì, come 5 stronzi per un pieno. 5 stronzi per un pieno. Vabbè, lo pubblicizzeremo anche qua in Italia, magari. Che vabbè, di stronzi mi sembra. Che... ma qua non ne mancano. Non ne mancano. Andiamo con l'economia aziendale, tra poco in Radio G-Box. Tra poco. Radio Tele Locale Spot. Silvio Tipografia, servizio stampa digitale in via Mangibello a Ragusa. A Fontana, ristorante e pizzerie, contrada Fontana, Chiaramonte Gulfi. Shekoko, bottega gastronomica, via Nicosia 4, Chiaramonte Gulfi. Hashtag, da Coco si sta bene! Sulle mani! Nunzio Davola, impianti elettrici civili e industriali, via Fiera 43, Chiaramonte Gulfi. Cutrone Vittorio, pittore edile via Gulfi 225, Chiaramonte Gulfi. Il servizio animazione, hashtag The Volume è la tua festa. La nostra animazione è sicuramente la scelta ideale per tutti coloro che vogliono la certezza di un evento divertente e musicalmente perfetto. Con l'energia ed esperienza del nostro staff sapremo soddisfare e divertire voi e tutti i vostri invitati, offrendovi un ventaglio completo di proposte per coinvolgere tutti in un divertimento senza fine. Inoltre, il nostro staff sarà in grado di creare l'atmosfera giusta al momento giusto. Radio Tele Locale non è solo un sinonimo di divertimento, ma anche di eleganza e professionalità.
Bene, bene, grazie ai nostri partner commerciali, appunto come nel nostro spot potete divertirvi anche con Radio Telelocale.